Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza. Oggi vi voglio far vedere il metodo che ho scelto per archiviare ed esporre le mie carte gradate PSA. È forse una delle soluzioni più economiche, ma che ho scelto perché è anche una delle più pratiche che ho trovato per fare eventuali spostamenti, per visionarle comodamente, ha vari lati positivi. Ho scelto, come vedete qua in sfondo, un album ad anelli Dragon Shield Slipcase che vedete spesso nei miei video, di cui vi lascio in scheda qua in alto il link alla recensione che ho fatto su questi album. Questo nello specifico per le PSA l'ho scelto di colore rosso, ma ne esistono in 8 colorazioni differenti, e l'ho scelto per la sua solidità e per il fatto che ha una custodia esterna che permette di tenerlo in verticale in maniera efficiente senza che le pagine all'interno collassino o che magari si sposti o si schiacci lateralmente. Insomma, questo è uno dei più validi che ho trovato in questi anni. Infatti adesso lo uso da un paio d'anni ed è ancora in condizioni come da nuovo. Però vanno di fatto bene anche album della Ultimate Guard, Ultra Pro, o eventualmente altri album ad anelli, possibilmente con 3 anelli, perché la parte importante che adesso vediamo sono le pagine, e le pagine sono a 3 anelli, per cui non ha foratura multipla, per cui occhio eventualmente se utilizzate un altro tipo di album. Queste pagine sono della Ultra Pro versione Platinum a 4 tasche, sono di fatto pagine trasparenti molto standard, con la particolarità appunto che le tasche fanno stare, diciamo, alla perfezione il case delle PSA o eventualmente anche di altre compagnie di gradazione. Io lo uso solo in realtà per le PSA. Come vedete nel lato superiore ho messo 2 nastrini di scotch di carta per non far scappare fuori, per non far sfilare le carte da sole nel caso inclinassi l'album sottosopra. Non è una scelta bellissima a livello estetico, però si può mettere anche solo un po' di scotch trasparente. Io ho usato questo perché capita spesso che magari le sposto da una pagina all'altra. Ho scelto di farvi vedere quest'album nello specifico perché contiene tra le 3 prime carte che ho mandato a gradare. Infatti, se date un'occhiata, hanno ancora i case un po' più vecchi, non sono tra gli ultimi. E adesso lo sfogliamo insieme, così vediamo anche come rende esteticamente nel complesso. In tutto ci stanno 9, massimo 10 pagine, dico massimo nel senso che in questo ce ne sono 9, ma mi è capitato in un altro, sono riuscito a farne stare 10, per cui in totale ci stanno 36 oppure 40 carte. Questo riferito alle PSA, ad esempio le Beckett sono più spesse, per cui eventualmente avranno più ingombro e forse ci starà una pagina in meno. Come soluzione, come vedete, è molto comoda per poterle visionare con calma come se fosse un album classico di carte. Ovviamente ci sono anche 1000 altri metodi, ognuno può inventarsi il proprio. Adesso poi vi faccio vedere che le tengo anche eventualmente in una scatola, che quelle sono quelle che magari sono carte in vendita o di scorta, insomma, sono un'altra soluzione ancora più economica di questa. E di fatto, come avete visto, mi ha sfogliato le 9 pagine molto comodamente. Si possono eventualmente anche mettere dei divisori tra una pagina e l'altra per dare ancora più rigidità, per evitare magari che sbattano. Ecco, quello che magari consiglio, ovviamente, come tutte le cose, di trattarle con cura, perché i case comunque sono di plastica che per quanto rigida non vanno sbattuti particolarmente, anche perché magari si crepano o altro. La fila in basso, le carte non si sfilano a meno che voi non le schiacciate fuori, inclinando l'album rimangono in posizione. Esistono anche in realtà altre pagine di tipologie simili, però queste sono quelle che come rapporto qualità-prezzo mi sono piaciute di più e che hanno la misura, secondo me, ideale appunto per contenere le PSA. Se vi faccio vedere rapidamente la soluzione numero 2, ma che in realtà
è proprio solo una cosa d'archivio, basterebbe di fatto fare una scatola piegata su misura, questa è un po' riadattata, qua all'interno tengo carte magari che ho da parte o che sono in vendita, ci sono varie carte ma che non sono della mia collezione, sono molto provvisorie. E se no si può anche utilizzare magari una valigetta con magari all'interno della gomma piuma o altro, ognuno può adottare davvero la propria soluzione. Questa che avete visto nel video era la mia ed è quella che preferisco per il momento. Fatemi sapere nei commenti come le esponete voi, magari se le tenete in vetrina o altro, sono molto curioso. Seguiteci sulla pagina Facebook Collector Plaza, sito collectorplaza.it, anche su Instagram. Trovate tutti i link in descrizione. Grazie a tutti per la visione e al prossimo video.